Amici ed amiche, tifosi e tifosi dell'FC Bari, un cordiale buonasera da Marcello Mancino, ben ritrovati per il Tiro Mancino, i commenti a caldo di Brescia Bari di questa sera, l'anticipo della nuova giornata del campionato di Serie B. Alla fine dei conti sono due punti persi, quelli di stasera in terra lombarda, perché il Bari nel primo tempo ha letteralmente dominato, ma purtroppo non concretizza. Poi il solito errore, purtroppo il Ciazzo, il portiere che è subentrato a Micali, commette per la seconda settimana consecutiva un errore davvero grossolano e il Bari è costretto ad incorrere. Per fortuna ci pensa Franco Brienza, autore di una rete spettacolare, grandissimo tiro nel 7, e quindi se non altro non arriva la beffa per il Bari. Ripeto, due punti persi, perché così come a Terni il Bari ha dimostrato di meritare la vittoria ai punti, ma ripeto, nel calcio non valgono né se né ma, e quindi torniamo a casa con un punto che muove la classifica, magari ecco gli dà un certo equilibrio dopo questa settimana davvero molto turbolenta post il tracollo appunto di sabato scorso a San Nicola, però davvero da manico c'è, perché questo Bari oggi meritava sicuramente qualcosa in più, ma per meritarsi i punti bisogna essere anche più cattivi sotto la porta, il vero limite di questo Bari in questo momento. Peccato però, nessun dramma chiaramente, perché si torna con un punto più che positivo in una trasferta, ricordiamo, storicamente su un campo non semplice come quello del Brescia. Vi invito sempre a seguirci come sempre sulla nostra testata giornalistica www.barinelpallone.it e chiaramente l'appuntamento lunedì con il calcio che ci piace in diretta, ricordo sempre, alle 14:45 su Fly TV, canale 218 delle digitali terrestri. Allora da Marcello Mancino, grazie, alla prossima, buon fine settimana, ciao.